Abbiamo creato il profilo Patreon dove man mano andremo a caricare dei contenuti esclusivi. Abbiamo iniziato con una riunione che ci sarà una volta al mese tra noi tre, dove andremo a, diciamo, parlare delle varie criticità, andremo anche a discutere, come è successo ieri. Ieri è durata più di 2 ore, parleremo della chat, di tutti gli ospiti, di come vanno gestite le cose, progetti futuri. Quello che c'è da migliorare, abbiamo anche fatto dei nomi, quindi insomma si trattano anche delle cose molto personali e quindi è un contenuto esclusivo che se qualcuno di voi vuole vedere verrà sul Patreon, sarà caricato entro stasera. Poi magari Esattamente. più avanti faremo anche altri contenuti sempre sul Patreon. Benvenuto direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno direttore, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Sempre molto elegante. Allora, direttore, partirei con una domanda, se a lei va bene, insomma. Stavamo vedendo un po' la questione, tra Lilli Gruber e Mario Giordano, con la polemica che si è creata, quindi lei è un giornalista, insomma, di grande esperienza e ha vissuto, insomma, gli ultimi, non so quanti anni ormai, del giornalismo italiano, tanti comunque. Quindi la domanda è, effettivamente c'è un calo della qualità dell'informazione che tende sempre a spettacolarizzare, a fare titoli sensazionalistici, a cercare la notizia, anche abbiamo visto col Covid, allarmando le persone con titoli fuorvianti. Il compito del giornalista non dovrebbe essere quello di riportare la notizia in modo serio? Ma questo è evidente. Io credo che comunque il giornalismo sia morto. È morto con Buzzati, perché adesso nelle redazioni cosa succede? Che arrivano i redattori, si siedono davanti al computer, guardano solo quello. Se una cosa viene riportata da internet vuol dire che è accaduta, altrimenti non è accaduta. Anche di fronte a fatti di cronaca che meriterebbero approfondimenti, una narrazione anche di tipo psicologico ambientale, nessuno alza il culo dalla sedia per andare sui luoghi dove ci sono stati gli accadimenti. Per cui il giornalismo si è ammosciato, si è sterilizzato e quindi al di là, diciamo, delle titolazioni più o meno fantasiose, credo che sia il metodo che ormai non funziona più. Se aggiungiamo a tutto questo che le cosiddette tecnologie hanno sviato l'attenzione dei lettori dai quotidiani, dai settimanali, al telefonino o al computer, ecco che si spiega una crisi che secondo me è senza ritorno. Esatto. Però in questo posso, così la faccio subito un po' arrabbiare, anche il giornale Libero in questo ha contribuito forse di recente con un po' di notizie sul Covid, no? A creare un po' di allarmismo. Ma io intanto le segnalo che non sono più il direttore responsabile, No, di Libero. lo so, però lei lo è L'ho stato, insomma. fondato nel 2000, l'ho portato a oltre 120.000 copie, dopodiché ho cambiato ruoli, se no che io adesso non posso rispondere del lavoro di altri, anche per non correre il rischio di offendere qualcuno che non merita, di essere redarguito da me. Ho Certo. capito, ho capito. Invece sulla questione pandemica, secondo lei, attualmente c'è una gestione troppo prudente da parte del governo? Lei sarebbe più per una rimozione del Green Pass? E anche qui l'informazione che continua con la narrazione, stiamo attenti perché forse a Natale ci richiudono, è una narrazione corretta o comunque dobbiamo, insomma, stare un po' più Che tranquilli? il COVID ci minacci ulteriormente, non è un'invenzione giornalistica, ma è la realtà. Basta vedere i dati. Quello che accade in Germania, quello che accade in Austria, non è che è frutto di invenzioni giornalistiche, è la realtà. Naturalmente anche in Italia c'è una ripresa ed è dovuta, diciamo così, agli assembramenti, come sappiamo, perché il COVID si prende negli ambienti chiusi. E poi diciamo che c'è tutta una serie di persone rispettabilissime
che sono contro i vaccini, e queste non contribuiscono certo a risanare il paese, perché per infettare qualcuno bastano in pochi, per guarire tutti poi invece ci vogliono risorse che cominciano a scemare. Ma lei sarebbe per una vaccinazione obbligatoria per alcuni? Assolutamente, per sì, e l'ho anche scritto. Io sono per la vaccinazione obbligatoria, cioè, sono tante le vaccinazioni obbligatorie nel nostro paese che riguardano, sì, soprattutto i più giovani, i bambini. Io stesso, che bambino lo sono stato secoli fa, ricordo di aver ricevuto molti vaccini, e non mi hanno certo mai disturbato. Adesso poi io i vaccini li amo particolarmente, se vedo in giro un vaccino lo rincorro perché lo voglio fare. Ho fatto già 3 dosi, ho fatto l'antinfluenzale, ho fatto l'antipneumococco, ho fatto di tutti i colori, ho fatto il vaccino per l'epatite, ho fatto vaccini di ogni sorta, e ritengo che chi ha paura dei vaccini abbia, diciamo, avuto un guasto all'intelligenza. Ok, faccio le ultime 2 domande e poi lascio anche una domanda chiaramente a Francesca e a Umberto, i miei colleghi. Domanda sulla sua candidatura a Milano, come mai ha fatto questa scelta? Poi era uscite degli articoli dove dicevano che lei poi aveva dichiarato di aver votato per Sala, ora non so se è vero oppure no, era una battuta magari. Come mai si è candidato al Consiglio Comunale con Fratelli d'Italia? Questa scemenza non l'ha mai scritta nessuno. Io ho scherzato quando sono andato a votare e ho ricevuto 2 schede che erano 2 lenzuolate nelle quali non si capiva niente. Era veramente difficoltoso a votare. Allora, scherzando, quando uscii dal seggio, qualcuno mi intervistò e diceva: "Guarda, non sono neanche sicuro di essere riuscito a votarmi. Non vorrei aver votato Sala." Questa era una battuta, ma se uno dice una battuta e poi diventa una tragedia, veramente uno si rompe anche i coglioni, e scusate questa affermazione elegante. Sono d'accordo. No, assolutamente. Sono d'accordo anch'io con, diciamo, che viene tutto strumentalizzato. E comunque, ripeto, volevo capire come... La mia candidatura nasce da un'amicizia che ho con Giorgia Meloni. Mi è simpatica. Il fatto che sia l'unica a essere all'opposizione mi ha anche intenerito, e quindi io, se posso dare una mano a un amico o a un'amica, la do volentieri. Ma io non sono né di destra né di sinistra, sono semplicemente annoiato da questa politica che ha perso qualsiasi significato. Un tempo la politica era come una religione, oggi invece non è più niente, è vuota di significati, è vuota di persone capaci, e oltretutto non riesce a convincere neanche gli elettori ad andare a votare, come si è visto, certo, alle ultime amministrative c'è stato un calo di affluenze che non si era mai, sì, registrato in Italia. Quindi diciamo che si è candidato un po' in goliardia, ecco, per quasi per, sì, per divertimento. Cioè, poi non è che mi sia candidato a Quirinale, al Consiglio Comunale di Milano, capirai. Dopo magari una domanda anche sul, sì, Quirinale. La mia ultima domanda riguarda invece la bocciatura del DDL Zan. Lei come valuta, insomma, la reazione da parte di alcuni del Senato che hanno applaudito manco avessimo vinto i mondiali? Vabbè, quelli fanno quello che vogliono, non mi interessa se applaudono o se fischiano. Sta di fatto che secondo me la cosiddetta legge Zan era totalmente inutile, anzi dannosa, perché limitava la libertà di, anche di linguaggio, insomma, che la trovo ridicola. Ormai si fa la guerra al vocabolario anziché alla realtà, che andrebbe modificata, ma della realtà non importa niente a nessuno, sono solo le parole che infastidiscono. Il politicamente corretto è il nuovo conformismo, e cioè, ci tocca subirlo. Infatti alcuni hanno inserito, alcune insomma minoranze vorrebbero inserire questa SVA all'interno del regolamento, no? Cioè del linguaggio comune, tipo Michela Murgia, no. Non so se lei ha presente di cosa stiamo parlando, immagino di sì. Sì, la Murgia, non ho, diciamo che io non ho niente da dire, la Murgia è padronissima di fare tutte le affermazioni che vuole,
però io ho anche il diritto di disprezzarla. Ok. Lascio la parola a Francesca e Umberto per qualche altra domanda. Vuoi andare sì. te, Franci? Vai. Va bene. Allora, visto che prima citava Giorgia Meloni e l'opposizione, io le volevo chiedere, secondo lei, in questa vasta maggioranza, insomma, nel governo che abbiamo attualmente, cioè come la vede? Nel senso, visto che stiamo andando anche incontro alle elezioni del Presidente della Repubblica, insomma, un momento abbastanza delicato, secondo lei resisterà per molto tempo? Comunque stanno gestendo bene le riforme? Oppure potremmo andare ad elezioni anticipate già dopo l'elezione del Presidente della Repubblica? Io escludo le elezioni anticipate perché non ce n'è uno in Parlamento che abbia voglia di tornarsene a casa, di perdere l'indennità di carica, che diciamo è sempre meglio di un piccolo stipendio o anche di zero stipendio, come è il caso di molti grillini, ma non solo grillini. Quindi io sono anche convinto che la legislatura proseguirà fino a scadenza naturale. Quando anche fosse Draghi a andare al Quirinale, poi spetterebbe a Draghi nominare il nuovo Presidente del Consiglio. E chiaramente succederà questo, che Draghi nominerà una persona di sua fiducia a Palazzo Chigi, e con questa persona Draghi manterrà un rapporto molto stretto e quindi cambierà poco come conduzione del governo. Non ci sarà bisogno di andare a elezioni, i parlamentari saranno felici di incassare i loro soldini e non capiterà nulla, e proprio nulla di nuovo. Mi pare che Draghi sia stato abbastanza bravo, perché è cinico, di politica non capisce niente, però è molto bravo nella gestione del potere, come abbiamo visto, e quindi sarà capace anche di guidare Palazzo Chigi, nonostante la sua nuova sede potrà essere, anzi sarà sicuramente, il Quirinale. Direttore, comunque io la trovo in grande spolvero, cioè rispetto alla televisione, dove la fanno arrabbiare spesso, è super calmo, super lucido, mi sta stupendo. Ma non è vero che mi arrabbio quando sto parlando, che c'è un idiota che si mette a parlare pure lui, le voci si sovrappongono, io mi irrito, perché se mi fai una domanda è chiaro che vuoi la mia risposta, se poi la mia risposta non la vuoi sapere io mi alzo e me ne vado, perché a me di stare in televisione non me ne frega assolutamente nulla, non mi fa libidine far vedere la mia faccia in televisione. Allora siamo felicissimi di essere tra i primi a non farla arrabbiare sotto questo punto di vista. No, anche noi ci lamentiamo di queste cose. Se fate delle domande io rispondo, fine. No, anche noi ci lamentiamo che il dibattito pubblico purtroppo in televisione diventa poi una cacciara. E non si capisce niente per noi che ascoltiamo, immagino anche per voi che cercate di confrontarvi su idee diverse. Sì. Però io volevo... Ti prego, no, mi faccio dire una cosa. No, vada pure. Davo un'occhiata a Coffee Break, mi pare sia una trasmissione della 7, che sì, anche condotta da una persona capace, eccetera. A un certo punto c'è una signora che praticamente passa la vita in televisione, si chiama Fusano, non mi ricordo, che mentre parlava Rizzo, che è quel comunista fra l'altro intelligente e simpatico, lasciagli dire quello che deve dire, no? Gli hanno fatto una domanda e deve rispondere. Invece lei continuamente sovrapponeva la sua voce e non si capiva più niente. Io mi infastidisco di queste cose, ma non solo se le fanno a me, anche se le fanno agli altri. Perché se il dibattito è serio, è corretto, allora si può fare persino in televisione, altrimenti è meglio evitarlo. Assolutamente. Scusate. No. A proposito dell'ultima sua risposta, no? Mi sembra che sia molto convinto che Draghi finisca al Quirinale in qualche modo. Allora io le volevo chiedere, chi è che può portare, diciamo, la sua candidatura come Presidente del Consiglio mentre Draghi è Presidente della Repubblica? E soprattutto lei vedrebbe di buon occhio una destra un po' più europea, diciamo, non europeista, più, diciamo, alla Kurz o, non lo so, alla Rutte e quant'altro? Guardi, intanto devo dirle che se Draghi diventa Presidente della Repubblica, aspetta a lui nominare il Presidente. E ci sono già delle persone delle quali Draghi si fida, e ne sceglierà una di queste e la metterà a Palazzo Chigi
e questo signore nuovo che arriverà a Palazzo Chigi fatalmente, non dico che ubbidirà come un cagnolino a Draghi, però terrà conto del pensiero di Draghi, per cui ci sarà anche una sorta di continuità rispetto a quel governo attuale. Quello prossimo sarà una fotocopia, magari più sbiadita, ma sarà una fotocopia. Quindi io non credo ci sia un'altra possibilità, perché non vedo un nome all'altezza di ricevere il voto compatto del Parlamento, mentre il Parlamento, che non è fatto tutto da stupidi, sarà ben felice di votare Draghi, sapendo che la legislatura andrà avanti fino a scadenza naturale. Questo è il mio ragionamento. Poi può darsi che mi sbagli, ho sbagliato tante volte. Senta, direttore, c'erano alcuni ragazzi che ci seguono che giustamente chiedevano di farle spiegare un attimino, magari perché, come abbiamo detto, sui social poi si decontestualizza e si strumentalizzano molto le dichiarazioni, ma quella sua frase su Twitter sul caso genovese forse è stata mal interpretata, oppure ha fatto un po' uno scivolone lei, insomma, facendo quella dichiarazione? No, guardi, non è stata interpretata male, è stata interpretata in malafede. Perché io ho detto semplicemente che questo signor genovese è sicuramente uno stupratore che merita la punizione prevista per questi reati odiosi. Su questo non ci piove. Ma io non posso applaudire una ragazza di 18 anni che già era stata 3 volte in casa di questo tipo, quindi sapeva benissimo le sue abitudini, no? Sapeva benissimo che girava la droga, sapeva benissimo che si stava lì fino all'alba a fare io non so che cosa, perché non c'ero, ma posso immaginarlo. Quindi non potevo applaudire alla prudenza di questa ragazza. Ebbene, siccome tutti i genitori non vorrebbero che la propria figlia facesse di queste esperienze, io come genitore ho detto che la ragazza ha peccato di imprudenza. La verità, o dite che fa proprio bene la ragazza andare lì 3 volte di fila conoscendo questo tipo, conoscendo le sue abitudini, conoscendo la droga, voi l'applaudite la ragazza che ha continuato, ha insistito ad andare a casa di questo signore? A me sembra veramente un'idiozia. Francesca, tu sei d'accordo con queste parole? Allora, sul fatto dell'imprudenza comunque è un pensiero del direttore, cioè assolutamente questo non lo contrasto. Sul fatto poi della violenza, ovviamente quella non può essere giustificata né dall'imprudenza o dalla ingenuità, vogliamo metterla così. Il discorso. No, lo so, l'ha detto infatti, assolutamente, non sto contraddicendo quello che ha detto. Semplicemente a Ivan ha chiesto il mio pensiero, quindi glielo ho esposto. Stiamo discutendo, direttore, non si preoccupa. Assolutamente, non sto contraddicendo niente. Assolutamente. E niente, questo penso. Va bene, direttore, invece un'altra questione molto interessante, siccome siamo su una piattaforma popolata da giovani, ecco, si è parlato tanto di reddito di cittadinanza, di non voglia dei giovani di lavorare e quindi preferiscono stare a casa sul divano a prendere il reddito di cittadinanza. Queste sono un po' alcune frasi usate da alcuni politici. Lei è d'accordo, oppure dall'altra parte c'è anche la mancanza da parte degli imprenditori di offrire comunque un posto di lavoro degno e non da 700 euro al mese per 13 ore al giorno? Io certi luoghi comuni non li amo. Posso solo dire una cosa, che non è vero che manchino dei posti di lavoro, ce ne sono tantissimi, purtroppo non si trova chi è capace di fare un mestiere. No, nessuno più si fa un mestiere. Da quando è stato abolito l'apprendistato, i ragazzi o vanno a scuola e quelli trovano tutti un lavoro, per l'amor di Dio, ma coloro i quali non hanno studiato e non sanno fare il mestiere, non sanno fare l'idraulico, il falegname, l'elettricista, e che posto di lavoro vuoi che abbiano? Possono avere dei posti di lavoro, diciamo, di quarta categoria, che normalmente vengono occupati dagli extracomunitari, che ovviamente si accontentano di salari anche molto bassi pur di tirare a campare. Quindi questa storia del reddito di cittadinanza si poteva anche introdurre, perché bisogna andare in soccorso, diciamo, di chi è povero, ma con una maggiore razionalità, no? Dare soldi a tutti senza neanche poi preoccuparsi di trovare un posto di lavoro, di comunque controllare a chi finiscano
in quali tasche finiscano i quattrini. Insomma, c'è stata una improvvisazione che è stata dannosa nel distribuire questo denaro, su questo non c'è dubbio. E poi insisto, se i ragazzi, i nostri giovani, non imparano un mestiere o non studiano, non pensino di trovare dei posti dove guadagnare chissà che cosa. Beh, anche insomma il mondo dell'istruzione, la scuola, che dovrebbe migliorare un po', insomma, non diamo solo la colpa ai ragazzi. No, hai ragione, perché la scuola è scollegata dal mondo di quello. Questo è un errore, certo. Ci servirebbe una riforma in tal senso. Perché allora, Umberto, volevi aggiungere qualcosa su questo punto? Sì, no, non, il direttore non mi ha risposto sulla questione di una destra un po' più europea, se magari vorresse... No, guarda, a me dalla destra non me ne frega niente, guarda, facciano quello che vogliono, tanto non cambia mai niente. L'Europa sarà difficile smontarla, quindi un po' più a sinistra, un po' più a destra, un po' più al centro, non cambia mai nulla. Io seguo la politica da circa 60 anni e ho sempre visto che è un disastro. Naturalmente è peggiorata perché la politica non ha guadagnato personaggi importanti e quindi è scaduta dal punto di vista della qualità, però guardate che anche 50 anni fa erano tutti arrabbiati con il palazzo, insomma, e quindi certo. Io non mi faccio illusioni che si vada un po' più di qua, un po' più di là, scusate, ma che me ne frega. No certo. Sotto certi punti di vista ha ragione. Renzi e Calenda le piacciono, per caso? La convincono maggiormente rispetto ad altri? Bisogna dargli atto che è stato lui a far fuori Conte. E questa non è stata un'operazione, diciamo, irrisoria. E quindi questo signore io lo trovo anche abbastanza simpatico e molto, molto, molto bravo. È proprio per quello che non prende un voto neanche se lo ammazzi, perché ormai è arrivato al 2%. Quindi non credo che potrà andare molto lontano. Di Calenda ho apprezzato soprattutto la ribellione che ha avuto in Campidoglio, quando è uscito nella piazzetta del cortile del Campidoglio e si è accesa una sigaretta, è arrivato un vigile che voleva che la spegnesse e lui la mandava a fanculo. Io trovo che questo atto di coraggio meriti un applauso. Va bene, mi ha fatto ridere, mi perdoni. Della scelta, direttore, della scelta del Movimento 5 Stelle di ieri con Conte che ha detto che non andranno più in Rai, che ne pensa? Perché è una scelta bella, ma peggio per loro se non andranno più in Rai. È come diciamo, disertare l'aula di Montecitorio. Oggi se non vai in televisione non esisti, questa è la verità. Quindi se Conte e i suoi rinunciano ad andare in televisione, diciamo che se danno un altro colpo di vanga al cimitero per essere sepolti. Quindi dice che non è più un ritorno alle origini, perché ha ricordato un po' il momento in cui 5 Stelle sono arrivati e c'era questa sorta di divieto, no? Delle interviste, di andare dopo, in TV. Dopo 3 anni di governo, o 2, quanti sono, non mi ricordo, credo che non andare più in televisione, non farsi vedere, credo che sia un danno ulteriore, visto che peraltro i 5 Stelle hanno perso circa il 50%, stando ai sondaggi, che non sono il verbo, ma comunque sono indicativi. Insomma, vuol dire che il Movimento 5 Stelle non ha brillato, no? E questo, vabbè, non c'è niente di nuovo, perché tutti i partiti salgono e scendono. Però se adesso rinunciano anche alla visibilità televisiva, è chiaro che è un altro passo verso il suicidio. Sì, sono d'accordo. Un'altra domanda su un altro tema sempre presente nel dibattito pubblico è quella sull'immigrazione. La narrazione soprattutto di Salvini e Meloni su questo tema, secondo lei è corretta oppure bisognerebbe evitare di creare tensioni e di semplicemente limitarsi a dire chiudiamo il porto e facciamo finta che il problema non esista? No, il problema esiste, ma non è mai stato affrontato in modo decente. L'unico che era riuscito in un certo senso a calmierare la faccenda era stato proprio Salvini, che infatti è ancora sotto processo, non si capisce perché. Comunque è chiaro che non bisogna esagerare con la violenza, non bisogna neanche esasperare il linguaggio quando si parla di immigrazione, però non si può neanche assistere a quello che accade oggi, cioè arrivano tutti, chiunque, malati, non malati,
poi siccome non sappiamo dove metterli, questi poveracci arrivati se ne vanno in giro per l'Italia, non hanno una casa, non hanno un'assistenza, poi fanno la pipì nelle aiuole e i cittadini si arrabbiano perché fanno la pipì nelle aiuole, ma dove volete che la facciano la pipì se non hanno una casa con un bagno? E insomma, capisci che si creano... La pipì nelle aiuole la facciamo anche noi italiani il sabato sera dopo esserci ubriacati. Vabbè, qualche scemo c'è sempre, ma qui invece siamo davanti a un fenomeno nuovo, relativamente nuovo ormai, ma che succede questo, gli immigrati se non sanno dove andare e o soprattutto se non hanno di che mantenersi sono costretti a ricorrere alla microcriminalità e a volte che diventa anche macrocriminalità, ma bisognerebbe evitare di spingere questi poveracci ad agire in questo modo per disperazione. Ecco, su questa cosa della criminalità, quindi mi collego al discorso delle droghe, no? Lei è a favore del insomma, referendum cannabis, e poi le chiedo anche un parere su quello sull'eutanasia. Qual è il suo pensiero? Beh, sull'eutanasia non ho il minimo dubbio, perché noi abbiamo consentito l'aborto, che naturalmente qualche volta è un male necessario, lo so anch'io. Però rimane un male, non è il caso di esaltarlo. Comunque, quando tu fai un aborto, non chiedi al feto, che è poi un bambino in miniatura, se è d'accordo di morire, no? Glielo chiedi, lo fai e basta. Poi, quando invece c'è un uomo di 80 anni che sta male, che non riesce a muoversi dal letto, che chiede l'eutanasia, no, non possiamo perché il parroco non vuole. E mi sembra veramente un'idiozia questa. E per quanto riguarda la cannabis, siccome la fumano tutti tranquillamente e fumano e fanno anche di peggio, non lo sappiamo, quindi ostinarsi nel non volerla legalizzare mi sembra quasi ingenuo, insomma un po' da stupidotti. Invece se fosse libera magari ci sarebbe in giro meno droga, quella pesante. Poi sarebbe pure più controllata la cannabis comunque, quindi ci sarebbe anche meno rischio di fumare una qualsiasi cosa trovata per strada, ecco. Evidente. Anche perché poi abbiamo detto mille volte, insomma, l'alcol, il tabacco all'atto pratico fanno più male di uno spinello, però sono stati regolamentati. Questa è una palla, perché io ho 78 anni, quasi 79, fumo da quando avevo 13 anni, ho fumato l'anima e Kit and Mort, naturalmente sbevazzo anche un po', non mi sono mai ubriacato. Certo. Ma comunque non è vero niente, ho fatto un attacco recentemente per metodo di contrasto e anche il medico dice, cazzo, ma lei Fritti c'ha un bel culo, perché culo? Perché con quella vita disordinata che fa non ha niente, perché è il DNA che conta, non la cannabis. Vabbè, però insomma ci sono dei livelli comunque di rischio che sono riscontrati nel tabacco. Ma sono chiacchiere sono che chiacchiere. Si mettono in giro, sì, chiacchiere. Io sono la prova vivente che il fumo non fa un cazzo. Diciamo, come l'ha detto il medico, lei è stato fortunato, magari ha anche un sistema immunitario molto forte. Ma ciascuno di noi vede il mondo attraverso i propri occhi, attraverso la propria personalità. Non è che poi ci sarà qualcuno che muore sicuramente anche perché fuma troppo o beve troppo. Bisogna moderarsi. Però, caspita, c'è anche tanta gente che muore obesa, anzi non ho mai visto un obeso diventare vecchio, quindi vuol dire che il cibo fa male e poi fa male vivere, tant'è che a forza di vivere si muore. Sono le dipendenze, certo. Ha detto il troppo, come si dice a Roma, il troppo storpia. Ma sì, ma questo lo diceva anche la nostra nonna, non inventiamo niente di nuovo. Invece senta, l'ultima domanda poi la lasciamo andare, insomma, che è l'ora di pranzo. Parere sulla reintroduzione della leva militare per i giovani, secondo lei sarebbe da mettere obbligatoria oppure deve rimanere una scelta libera per i ragazzi? Secondo me è meglio che rimanga una scelta libera. Io ho fatto il militare da giovane, la leva obbligatoria, e naturalmente ho buttato nel cesso 15 mesi della mia vita perché non facevo niente, stavo al ministero a Roma in via 20 settembre, stavo lì in ufficio, poi me ne andavo, ma cosa ridico.
Va benissimo. Una previsione invece sulle future coalizioni, e poi veramente la lasciamo andare. Secondo lei si creerà un polo centrista con Italia Viva, parte di Forza Italia, qualcuno del gruppo misto, Azione, più Europa, alle prossime elezioni per contrastare invece Salvini e Meloni da una parte e Letta e Conte dall'altra? Guardi, io a queste alchimie non ho mai pensato, ma non per pigrizia, è che proprio non me ne frega niente. Bene, mi fa piacere. Grazie direttore, è stato un piacere averla qui con noi. Alla prossima. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Buon pranzo e alla prossima. Buon lavoro.